Infermiera, ho visto danzare spesso tra i letti dei ricoverati, ma poi non hai avuto il coraggio di rivolgere né un ciao né un grazie. Invece è lei che mi consegna il ricordo più bello di mia madre, un altro peso da portare nella borsa dei rimorsi. Mi scusi, signorina, la disturbo solo un attimo. Le faccio le mie più sincere condoglianze. La mamma era deliziosa. Mai avrei usato la parola deliziosa per descrivere mamma nei suoi ultimi anni. Mi racconta che nei primi tempi, quelli in cui mamma conservava ancora barlume di lucidità, soprattutto la sera, le chiedeva di accostarsi al suo letto e le narrava favole. Deve essere stata una mamma molto dolce, signorina. Ne conosceva di bellissime. Io ho invidiato spesso la bambina che deve averle ascoltate da piccina. Mamma, non mi ha mai raccontato una favola nella vita. Sono sicura che non lo abbia fatto neanche con Giorgio. E dormivamo nella stessa stanza. Ma avevamo una sorella e forse era più piccola di noi. La sua mamma ha lasciato una busta per lei, signorina. Le avevo promesso di fargliela avere. L'ho tenuta al sicuro, mano a mano, che la luce si faceva più fioca.